grande successo per la Turandot, l'opera Testamento di Giacomo Puccini, messa in scena in piazza Umberto I a Ozzano Castello, in una serata realizzata dall'Accademia Musicale Uzzanese in collaborazione con il Comune di Uzzano e il Conservatorio Musicale di Shanghai. A dirigere è stato il maestro Antonio Bellandi, compositore uzzanese. I cantanti che si esibiscono qui a Castello di Uzzano, che da dove vengono? Come sono arrivati sul palco? Il tenore Francesco Fortes viene da Napoli, mentre il soprano Raffaella Marongi, un soprano pesciatino, quindi arriva da qui vicino, che è stata la vincitrice del concorso lirico, della quinta edizione del concorso lirico internazionale Voce in Canto. Gli altri interpreti sono il frutto di un gemellaggio che l'Associazione Accademia Musicale Uzzanese ha promosso col Conservatorio di Shanghai, quindi sono arrivati tutti dalla scena. È una serata veramente speciale, siamo arrivati alla quinta edizione del concorso Voci in Canto, che ha visto selezionare circa 20 concorrenti, artisti lirici provenienti da tutto il mondo, e stasera abbiamo il suggello della rassegna pucciniana con l'intera opera della Turandot. A Ozzano è tradizionale appuntamento con la lirica, origine in un legame storico del paese con Giacomo Puccini. Sì, un legame storico, colgo anche l'occasione per ringraziare il conte dottor Guido Anzilotti, che ha messo a disposizione la sua antica dimora storica, la villa del Castellaccio, dove proprio Giacomo Puccini compose due atti della Bohème. All'allestimento della Turandot hanno contribuito partner privati come la Fondazione Caripit e la Banca di Pesce e Cascina, oltre alla Regione Toscana. È un esempio di cultura che si fa diffusa, perché il fatto che un paese così bello come Uzzano, così tipico, diventi il luogo dove appunto a casa la lirica, è anche il segno di una cultura che supera i vari confini dei luoghi tradizionali e sta in mezzo alla gente in una piazza. A tutti,